perfetto, ecco qua la classifica aggiornata. C'è stato un ribaltamento in vetta, a dimostrazione di quanto vi dicevamo prima. È logico che ogni gioco può trasformare la classifica rispetto al gioco precedente. In testa alla classifica Cardedu con 36 punti. Secondo posto Lanusei 27. Con ex equo Villa Grande, quindi 27 anche per Villa Grande, 26 per Bari Sardo. Guadagna posizioni il Tortolì che raggiunge 23 insieme al Lozzorai, 22 per Elini, 19 per Arzana, 14 Seui e 13 Loceri. Quindi praticamente il Cardedu, che aveva giocato il jolly al tiro alla fune, con 16 punti balza in vetta. Siamo anche in diretta con Radio Stella, la radio che ovviamente è la radio ufficiale della manifestazione. Salutiamo i nostri amici in ascolto, ricordando che abbiamo appena terminato il quarto gioco, il tiro alla fune, con la vittoria di Tortolì, ma col punteggio è andato decisamente meglio Cardedu, che ha sfruttato il jolly ed è salito in vetta. Quindi vi raccontiamo qual è la condizione del medagliere. Cardedu in vetta con 36, Lanusei e Villagrande 27, Barisardo 26, Tortolì e Lozzorai 23, Elini 22, Arzana 19, Seui 14, Loceri 13. Questo è il medagliere dopo 4 giochi. Adesso sta per avere inizio il quinto col Mangia Anguria, quindi una postazione davanti alla nostra postazione, con i concorrenti che sono in piedi davanti al tavolo sul quale sono state posizionate delle mezze angurie, tutte dello stesso peso. Lo scopo del gioco è mangiare l'anguria senza l'aiuto delle mani legate dietro la schiena nel più breve tempo possibile. Per la determinazione della classifica sarà naturalmente fondamentale il peso finale dell'anguria rimanente, e vince la squadra che complessivamente avrà mangiato più anguria nel rapporto round uomo più donna. Iniziano ovviamente, non ci sono ancora tutte le squadre, sì, iniziano le donne. E ricordo che Arzana per questo gioco ha speso il jolly, per cui se dovesse fare 2 punti, un esempio chiaramente, raddoppierà, arrivando a totalizzandone 4. Il jolly, come detto prima, ha permesso al Cardedu di salire in vetta alla classifica. Tutto pronto quindi, tutto pronto per questo quinto gioco delle Ogliastriadi al campo Ligius di Lanusei col Mangia Anguria. Gli arbitri stanno verificando le ultime gli ultimi dettagli lì al tavolo. Mani legate, fischio d'inizio, via, partiti. Vediamo chi se la cava meglio. Vediamo chi se la cava meglio a mangiare questa anguria, questa mezza anguria. Non è semplice, non è semplice chiaramente. Potete immaginare, bisogna divorare questa anguria con un ritmo infernale, e comunque Arzana sembra difendersi bene. Sembra difendersi bene anche Seui, grande apprensione vicino al tavolo in cui si sta svolgendo questo gioco. Seui se la cava molto molto bene. Sta svuotando praticamente il guscio dell'anguria. C'è anche chi sorride, chi non riesce più ad andare avanti. Ovviamente l'istinto porta le mani lontane porta le mani vicino all'anguria, cosa che non sarebbe
consentita, ma vediamo. Prendono respiro, prende respiro la concorrente di Cardedu, ci prova perlomeno a insistere, quasi all'istinto di mollare, prosegue Arzana che ovviamente ha speso anche un jolly, è una cosa importante per il fattore della classifica del medaglien, l'economia della classifica diventa importante, sfruttare bene il jolly, vediamo che prendono respiro, prende respiro la ragazza con la maglia rossa che rappresenta Arzana, dice che non ce la fa più con lo sguardo, però non può mollare, quindi va fino in fondo con le ultime energie che sono rimaste, ancora un po', qualcuno davvero non ce la fa più, forse qualcuno sta già mollando, grande apprensione anche sugli spalti dove si osserva con grande interesse questa particolare sfida tipica delle feste paesane, tipica anche dei ci viene anche da ridere perché qualcuno non ne ha dappertutto, sulla punta del naso, negli occhi, il volto coperto praticamente dal rosso dai semi dell'anguria, però si insiste, si vuole arrivare fino in fondo, vediamo che Seui stremata la concorrente, però ce la sta facendo di volare questa mezza anguria lì, anche Tortolino molla con Monica Melis che sta insistendo, non ci vedono forse neanche più da quanto stanno lottando contro questa mezza anguria che ovviamente si sposta sul tavolo, è quasi itinerante, qualche fetta d'anguria si sta spostando verso l'avversario, quindi bisogna andare a lottare anche con la schiena per la spalla per spostare l'avversario e tenere buona la propria posizione, intanto c'è qualcuno che forse sta terminando, ci sembra. Qualcuna non ce la fa più, qualcuna invece scuote il volto per mandar via forse dagli occhi i semini e il sughetto. Chissà davvero che sforzo stanno compiendo i partecipanti. Mancano pochi istanti, forse una manciata di secondi al termine della gara, al fischio dell'arbitro che comunque ancora non arriva. Vediamo che Tortolì prende una pausa. Ma insiste, imperterrita la concorrente, va avanti anche Barisardo, terra di angurie, terra di meloni, per cui l'esperienza qua non inganna, lo Zerai forse ha abdicato, ma continua, finisce qua, basta le ragazze dicono non ce la facciamo più, il volto completamente rosso, segnato dal sugo, dai semini, c'è curiosità per capire il peso di quel che rimane della mezza fetta d'anguria. Scendono dal palchetto le concorrenti, vediamo. Ora andranno pesate, logicamente, le mezze fette d'anguria per capire, per stabilire un vincitore, vediamo un po'. La bilancia digitale per segnare i pesi. Attendiamo il peso, un po' di suspense, eccola qua, funziona la bilancia, il primo peso, vediamo, dell'anguria, si va ad annotare immediatamente, logico che si è partiti con lo stesso peso, quel che resta stabilisce il risultato finale. Siamo pronti, prontissimi per assistere alla gara alla gara maschile del Mangia Anguria. Ci siamo, via!
fischio d'inizio della gara con, vediamo, c'è qualcuno indiavolato proprio, sta divorando l'anguria come un forsennato. Vediamo Loceri che ci piazza dentro tutto il volto. Arzana sta cercando di girare l'anguria col volto in modo tale che resti in posizione. Belle queste inquadrature del regista di Eia TV. Qualche secondo di respiro per l'atleta di Tortolini. Si va velocissimi perché il segreto è proprio quello: per vincere la competizione bisogna mangiare nel più breve tempo possibile. Non scherza neanche Loceri. Vediamo Elini che sta sventrando praticamente questa mezza anguria. Anche Arzana va velocissimo, bene anche Barisardo, ci sembra che sta lottando come un forsennato per distruggere questa mezza anguria. Non è semplice, mani dietro la schiena. Arzana sta distruggendo l'anguria con colpi. Con i colpi del volto, incredibile. Massacrata l'anguria, massacrata letteralmente. Elini c'è dentro con tutta la testa. Se poi avete il piacere di vedervi voi protagonisti nelle istantanee, nei momenti di gara, potete acquistare le foto di Ivana Barrili in vendita sempre qui alle nostre spalle, accanto alla tribuna lì dove vi ho appena ricordato è possibile mangiare dei panini e bere l'Aperol Spritz. Ancora qualche secondo, c'è qualcuno che non ce la fa più perché diventa sempre più complicato naturalmente con la parte centrale dell'anguria ormai finita nello stomaco dei partecipanti, per cui bisogna lavorare ai fianchi del guscio. Anche Elini ha smembrato il guscio, proprio Arzana è indiavolato. Arzana sta distruggendo in mille pezzi l'anguria. Arriva l'aggiornamento dal campo comunale di Nuoro, dove la squadra di casa è in vantaggio per una rete a 0. Quindi Nuorese 1, Lanusei 0 al minuto 44. Gol di Danese. Questo sarà un bel problema per gli arbitri, mettere insieme i cocci delle angurie devastate dai concorrenti. Perfetto, abbiamo i risultati del mangio anguria, quindi tutti pronti per annotare due cose magari sul telefono. Primo posto Cardedu con 10 punti, Loceri 8, Elini 7, Tortolì 6,
Seui 5, Arzana 4 più 4 avendo giocato il Jolly, Villagrande 3, Lanusei 2, Barisardo 1, Lozorai 0.